Aveva un così bel sorriso, disse Mary Bridger in tono meditativo. Stavano parlando i Bridger e i Bagot una sera tardi davanti al fuoco di vecchie conoscenze. Questa, Helen Folliot, la ragazza dal bel sorriso, era svanita nel nulla. Nessuno di loro sapeva che ne fosse stato. Si era messa nei pasticci, avevano sentito dire. E loro, in fondo, avevano sempre saputo, riconobbero, che l'avrebbe fatto. E quel che era più strano, nessuno di loro l'aveva mai dimenticata. Aveva un così bel sorriso, fece eco Lucy Bagot. E così presero a parlare delle stranezze delle vicende umane, come sembri un fatto assolutamente casuale che uno vada a fondo oppure resti a galla, e come mai ricordiamo e dimentichiamo, e quanto contino le piccole cose, e come persone che si vedevano ogni giorno tutt'a un tratto si separino e non si rivedano mai più. Poi rimasero in silenzio. Perciò udirono il fischio, un treno o una sirena, un fievole fischio lontano che si sparse sui piatti campi del Suffolk, scemando a poco. Quel suono doveva aver richiamato alla mente qualcosa, ai Bagot quantomeno, perché Lucy disse, guardando il marito, «Anche lei aveva un così bel sorriso». Lui assentì. «Non si può affogare un cucciolo che sorride in faccia alla morte», disse. E pareva una citazione. I Bridget avevano l'aria di non capire. «Il nostro cane», spiegò Lucy. «Oh, raccontateci la storia del vostro cane», insistettero i Bridger. Erano entrambi amanti dei cani. Tom Bagot sulle prime si vergognava, come chi si scopre a provare emozioni più intense di quanto sia ragionevole. Si schermì inoltre dicendo che non era una storia, era uno studio del carattere e l'avrebbero considerato un sentimentale. Ma loro insistettero e lui incominciò senz'altro. «Non si può affogare un cucciolo che sorride in faccia alla morte. Fu il vecchio Holland a dire così. Lo disse quella notte di neve, mentre la teneva sospesa sopra la cisterna. Era un contadino del Wiltshire. Aveva sentito gli zingari, vale a dire un fischio. Era uscito nella neve con la frusta. Gli zingari non c'erano più, solo che si erano lasciati indietro qualcosa, come della carta cartocciata sulla siepe. Ma era una cesta, una di quelle ceste di vimini che usano le donne quando vanno al mercato. E dentro, legato perché non potesse seguirli, c'era questo fagottino di cane. Gli avevano lasciato un tozzo di pane e una manciata di paglia. E che dimostra, interruppe Lucy, che non avevano avuto cuore di ucciderla. «Ah, e neanche il vecchio Holland», riprese Tom. «La tenne sospesa sopra l'acqua. Quando lei...» Tom rialzò i baffetti brizzolati scoprendo i denti. «Quando lei gli sorrise così, sotto la luna, sicché non l'affogò. Era una povera bastardina, il tipico cane da zingari, mezza fox terrier, mezza... Dio sa che cosa. Aveva l'aria di non avere mai fatto un pasto come si deve in vita sua. Il pelo era ruvido, come uno zerbino, ma possedeva. E come si dice quando, contro ogni buon senso, si perdona una persona 100 volte al giorno? Fascino? Personalità? Beh, qualunque cosa fosse, lei l'aveva. Se no, perché l'avrebbe tenuta? Me lo sapete dire? Gli rese la vita insopportabile. Gli mise contro tutti i vicini. Inseguiva le loro galline, tormentava le loro pecore. Una dozzina di volte Holland fu sul punto di ammazzarla. Eppure non riusciva a indursi a farlo, finché lei non ammazzò il gatto, il beniamino di sua moglie. E fu la moglie a insistere. Dunque ancora una volta la portò in cortile, la mise contro muro e stava per premere il grilletto e ancora una volta lei sorrise.
sorrise in faccia alla morte e a lui mancò il coraggio di farlo. Allora incaricarono il macellaio, facesse lui quello che loro non riuscivano a fare, e poi di nuovo il caso. Un piccolo miracolo, a suo modo, che la nostra lettera arrivasse proprio quella mattina. Un colpo di fortuna, da qualunque parte lo si voglia considerare. Stavamo a Londra allora, e la nostra cuoca, una vecchia irlandese, giurava di avere sentito dei topi nell'intercapedine del muro. Non avrebbe dormito una notte di più in quella casa, e via dicendo. Sempre per caso, avevamo passato l'estate da quelle parti. Mi venne in mente il vecchio Holland e gli scrissi per chiedergli se aveva da venderci un cane, un terrier, che cacciasse i topi. Il postino incontrò il macellaio e fu il macellaio che recapitò la lettera. Così Gypsy la scampò di nuovo per un pelo. Lui ne fu contento, ve lo dico io, il vecchio Holland. La mise difilato sopra il treno con una lettera. «A vederla non è niente», citò di nuovo Bagot. «Ma credetemi, è un cane che ha personalità, una notevole personalità». La mettemmo in piedi sopra il tavolo di cucina. Mai visto un affarino più miserevole. «Topi? Quelli faranno fuori lei», disse la vecchia Bizzi. «Però della faccenda non ne sentimmo più parlare». A questo punto Tom Bagot fece una pausa. Era arrivato, a quanto pareva, a una parte della sua storia che gli riusciva difficile raccontare. È difficile per un uomo spiegare perché si è innamorato di una certa donna, ma ancora più difficile è spiegare perché si è innamorato di una bastardina di terrier. Eppure era proprio questo che era accaduto. Evidentemente la bestiola doveva aver esercitato su di lui un qualche indescrivibile incantesimo. Era una storia d'amore quella che stava raccontando. Mary Bridger ne fu sicura per qualcosa che aveva notato nella sua voce. Le venne l'inverosimile idea che Tom fosse stato innamorato di Helen Folliot, la ragazza dal bel sorriso. Lui stesso in qualche modo la collegava. «Ma non sono collegate tutte le storie?» si domandò, e intanto si perdette un paio di frasi. Quando riprese ad ascoltare, i Bagot stavano rievocando piccoli episodi assurdi che non valeva quasi la pena raccontare, eppure avevano un grande significato. «Ah, imparò tutto di testa sua», stava dicendo Tom Bagot. «Noi non le avevamo mai insegnato niente, eppure ogni giorno aveva qualcosa di nuovo da mostrarci, un piccolo pezzo di bravura dopo l'altro. Mi portava le lettere in bocca, oppure se Lucy accendeva un fiammifero, lei lo spegneva». Calò il pugno sopra un fiammifero, «così, con la zampa nuda». O ancora, abbaiava quando squillava il telefono. «Maledetto telefono», diceva, «chiaro come il sole». E la gente che ci veniva a trovare? Ti ricordi come misurava i nostri amici quasi fossero amici suoi? «Tu puoi restare», e faceva un salto e ti leccava la mano. «No, te non ti vogliamo», e correva verso la porta come per invitarti ad andartene. E non sbagliava mai. Era buon giudice delle persone, come voi e io. «Sì», confermò Lucy, «era un cane che aveva personalità». «Eppure», aggiunse, «un sacco di gente non lo capiva. Una ragione in più per volerle bene». «È come quel tale che ci regalò Hector», riprese a raccontare Tom. «Hopkins si chiamava. Di mestiere faceva l'agente di cambio, tutto fiero del suo posticino nel Surrey. Conoscete il tipo, ogni cosa a puntino come la pubblicità delle riviste sportive.
Beh, secondo me non sapeva distinguere un cavallo da un asino, ma non sopportava di vederci con quello straccio di bastardina. Stava di nuovo citando quelle parole chiaramente gli bruciavano. Perciò si prese la libertà di farci un regalo, un cane a nome Hector. Un setter irlandese, spiegò Lucy. Con una coda come una scopa, riprese Bigot, e un pedigree lungo un braccio. Ma un'altra avrebbe messo il broncio, l'avrebbe presa male. Ma lei era un cane di buon senso, Gypsy. Niente meschinità. Vivi e lascia vivere. Il mondo è bello perché è vario. Era questo il suo motto. Li incontravi in High Street, a braccetto. Beh, stavo per dire che trotterellavano fianco a fianco. E lei deve avergli insegnato un paio di cosette. Per essere giusti, lui era un perfetto gentiluomo, si intromise Lucy. Un po' a corto di comprendonio, disse Tom toccandosi la fronte. Ma di maniere perfette, ribatté Lucy. Niente di meglio di una storia di cani per far venire fuori il carattere delle persone, riflette Mary Bridger. Logicamente, Lucy prendeva le parti del gentiluomo, Tom quelle della signora. Ma il fascino della signora aveva conquistato persino una Lucy Bigot, che tendeva a giudicare con severità il proprio sesso. Quindi, Gypsy doveva possedere davvero un non so che. E poi? Li incitò. E poi tutto filava liscio. Eravamo una famiglia felice, continuò Tom Bigot. Niente che rompesse l'armonia. Finché... qui ebbe un'esitazione. Beh, a ben pensarci, non si può dare la colpa alla natura. Era nel fiore dell'età. Aveva 2 anni. E quanto farebbe per un essere umano? 18 anni? 20? Era piena di vita, di voglia di divertirsi, come dovrebbe essere una ragazza. Si interruppe. Stai pensando a quel pranzo, lo soccorse la moglie. La sera che vennero a cena gli Harvey Sinnott, il 14 di febbraio, che aggiunse con uno strano sorrisetto. Il giorno di San Valentino. Oh, il giorno delle coppie, lo chiamano dalle mie parti, si intromise Dick Bridger. Appunto, riprese Tom Bigot, il giorno di San Valentino, il patrono dell'amore, non è vero? Comunque, venne a cena da noi della gente a nome Sinnott. C'entravano con la ditta. Beh, Tom Bigot era il socio londinese della grossa impresa edile di Liverpool Harvey Marsh & Coppard. Era un pranzo di gala, per gente semplice come noi una specie di esame. Ci tenevamo a mostrarci ospitali e facemmo del nostro meglio. Lei, indicò la moglie, non sapeva più che cosa fare d'altro. Aveva incominciato a tribolare una settimana prima. Tutto doveva essere perfetto. Sapete com'è fatta Lucy. Le diede un buffetto sulle ginocchia. Mary Bridger sapeva com'era fatta Lucy. Si immaginava la tavola apparecchiata, l'argenteria scintillante, ogni cosa, come aveva detto Tom, perfetta per gli ospiti di riguardo. Un pranzo coi fiocchi. Niente da eccepire, proseguì Tom Bigot. Un filo convenzionale. Ma lei era una di quelle donne, si intromise Lucy, che intanto che ti parlano sembra che stiano domandandosi quanto sarà costato, sarà autentico. Vestita in modo un po' troppo vistoso, stava dicendo, si era a metà del pranzo, come fosse piacevole, stavano sempre a rizzo al Carlton, pranzare in santa pace. Una cenetta così alla buona, così intima, così rilassante. E non avevano ancora finito di pronunciare queste parole, intervenne Tom, che si udì un'esplosione, una specie di terremoto sotto la tavola, un rumore di lotta, uno squittio,
E l'asino si alzò in piedi in tutta la sua... Aprì le braccia a indicare la voluminosa signora. In tutta la sua magnificenza! E si mise a strillare. Qualcosa mi morde, qualcosa mi morde! Tom rifece il verso. Mi tuffai sotto il tavolo. Fece come se guardasse sotto le balze della poltrona. Oh, la spudorata! Il piccolo demonio! Sul pavimento, proprio ai piedi della buona signora, aveva partorito, aveva fatto un cucciolo. Il ricordo era irresistibile. Si abbandonò sullo schienale scosso dalle risate. Allora, proseguì, feci un fagotto con un tovagliolo e li portai fuori tutti e due. Grazie al cielo, il cucciolo era morto, morto stecchito. La misi di fronte al fatto, glielo tenni sotto il naso, fuori, nel cortile dietro casa, al lume della luna, sotto lo sguardo innocente delle stelle. L'avrei ammazzata di botte. Ma come si fa a picchiare un cane che sorride? Alla faccia della morale, suggerì Dick Bridger. Se vogliamo metterla in questo modo, sorrise Bigot. Ma che vitalità! Per Giove, si mise a rincorrere un gatto, la sgualdrinella. No, non ebbi cuore di farlo. E i Sinnott furono molto carini, aggiunse Lucy. Servì a rompere il ghiaccio. Dopo fummo tutti più cordiali. La perdonammo, continuò Tom Bagot. Che non succeda più, le dicemmo. E non successe più. Mai più. Ma successero altre cose. Un sacco di altre cose. Potrei raccontare a non finire di storie. Ma il fatto è... scosse la testa. Che non mi piacciono le storie. I cani hanno una personalità, esattamente come noi, che si rivela esattamente come noi in quello che diciamo, in tutta una serie di piccole cose. Ti scoprivi a domandarti quando entravi in una stanza. Sembra assurdo, ma è vero, aggiunse Lucy. Perché dunque avrà fatto questa cosa? Proprio come si trattasse di un essere umano. E trattandosi di un cane si poteva solo cercare di indovinare. E certe volte non ci si riusciva. Il cosciotto di Montone, per esempio, l'aveva preso dalla tavola e lo teneva tra le zampe davanti, ridendo. Era uno scherzo che aveva voluto fare a noi? Così pareva. E un giorno cercammo di farle noi uno scherzo. Aveva una passione per la frutta, frutta fresca, mele, susine. Le demmo una susina con il nocciolo. Cosa ne avrebbe fatto? Ci domandavamo. Voi non ci crederete, ma per non offenderci si tenne in bocca la susina per un bel pezzo. Poi, quando pensava che non la stessimo guardando, andò a sputare il nocciolo nella sua scodella e tornò da noi scodinzolando, come se dicesse... Ve l'ho fatta! Eh sì, disse Tom Bigot. Ci diede una bella lezione. Tante volte mi sono domandato che cosa ne pensasse di noi. Stesa sul tappeto davanti al camino tra le scarpe e i fiammiferi spenti. Quale era il suo mondo? I cani vedono quello che vediamo noi o qualcosa di diverso? E guardarono a terra tra le scarpe e i fiammiferi spenti, cercando di immaginarsi stesi, il naso sulle zampe, a fissare le voragini rosse e le fiamme gialle con occhi di cane. Ma non seppero trovare la risposta. Li vedevi sdraiati lì, continuò Bagot. Gypsy dalla sua parte del camino, Hector dall'altra. Diversi come la notte e il giorno. Era questione di nascita e di educazione.
Lui era un aristocratico, lei una popolana. Era naturale, con una madre che cacciava di Frodo, un padre che chissà chi era, e per padrone uno zingaro. A portarli fuori insieme, Hector che incedeva rigido come un poliziotto, tutto dalla parte della legge dell'ordine, e Gypsy che saltava le sbarre, che spaventava le anatre del re, ma stava sempre dalla parte dei gabbiani, vagabondi come lei. Se la portavamo sul fiume, dove la gente dà da mangiare ai gabbiani, «Mangiatevi i vostri pesci», diceva, «ve li siete guadagnati». L'ho vista, se mi volete credere, porgere da mangiare a un gabbiano con la bocca. Ma era insofferente con i ricchi viziati, i pechinesi e i cagnetti di lusso. E immagina le loro discussioni sdraiati sul tappeto davanti al camino. E per Giove riuscì a convertire il vecchio conservatore. Avremmo dovuto prevederlo. Sì, ho pensato spesso che fosse colpa mia. Ma è così. Quando il male è fatto, è facile vedere come lo si sarebbe potuto evitare. Gli passò un'ombra sul viso. Quasi ricordasse una piccola tragedia che, come aveva detto, si sarebbe potuta evitare, ma che per l'ascoltatore non significava nulla, come la caduta di una foglia o la morte di una farfalla in una pozza d'acqua. I Bridger si disposero a sentir quel che era accaduto. Forse l'aveva investita un'automobile, o forse l'avevano rubata. «Fu quello stupidotto di Hector», continuò Tom Bagot. «Non mi sono mai piaciuti i cani belli. Vanno benissimo, ma sono senza personalità. Forse era geloso, non aveva come lei il senso delle convenienze. Bastava che lei facesse una cosa e che lui voleva fare di meglio. Per farla breve, un bel giorno Hector saltò al di là del muretto di recinzione. Mandò in frantumi la serra dei vicini, si buttò tra le gambe di un vecchietto, si scontrò con un'automobile. Lui non si fece niente, ma ammaccò il cofano. Quella giornata di attività ci venne a costare 5 sterline e 10, nonché una convocazione al comando di polizia. Era tutta opera sua, dei Gypsy. Senza di lei, lui sarebbe stato mansueto come una vecchia pecora. Insomma, uno dei due doveva andarsene. A rigore sarebbe toccato a Gypsy. Ma provate a guardare la cosa da questo punto di vista. Poniamo che abbiate due domestiche. Non le potete tenere tutte e due. Una troverà di sicuro un altro posto, ma l'altra non è da tutti assumerla. Potrebbe rimanere senza lavoro, trovarsi nei pasticci. Non esitereste, fareste come abbiamo fatto noi. Regalammo Hector a certi amici e ci tenemmo Gypsy. Forse è stata un'ingiustizia. E comunque, da lì cominciarono i guai. Sì, tutto andò storto da quel momento, disse Lucy Bagot. Gypsy si sentiva come se avesse privato della sua casa un bravo cane. Lo dimostrò in tutte le maniere, con quei piccoli atti bizzarri che in fondo sono tutto ciò che può fare un cane. Ci fu una pausa. La tragedia, di qualunque cosa si trattasse, si stava avvicinando. Quell'assurda piccola tragedia che queste due persone di mezza età trovavano così difficile raccontare, così difficile dimenticare. «Non ci eravamo mai immaginati fino a quel momento», proseguì Tom Bigot, «quale ricchezza di sentimenti ci fosse in lei. Gli esseri umani, come dice Lucy, possono esprimersi a parole, possono dire «mi dispiace» ed è finita lì. Ma con un cane è diverso. I cani non sanno parlare. Però i cani non dimenticano». «Lei non dimenticò», confermò Lucy. «Ce lo fece capire. Una sera, per esempio, mi portò una vecchia bambola di pezza. Ero sola in salotto.
Lei prese la bambola e me la depose ai piedi come fosse un regalo, a ripagarmi per Hector. Un'altra volta, continuò Tom Bigot, portò a casa un gatto bianco, una bestiola malandata, piena di croste senza neanche la coda, che non volle più saperne di andarsene. Noi non la volevamo, e nemmeno lei, ma significava qualcosa. Un risarcimento per Hector? L'unico modo che lei avesse per... Oppure la ragione poteva essere un'altra, continuò Lucy. Non sono mai riuscita a capire. Voleva darci un'indicazione? Prepararci? Se solo avesse saputo parlare, allora avremmo potuto farla ragionare, cercare di persuaderla. E invece rimase soltanto la vaga sensazione per tutto quell'inverno che qualcosa non andasse. Si addormentava e si metteva a uggiolare, come se sognasse. Poi si svegliava e si metteva a correre per la stanza con le orecchie ritte come se avesse udito qualcosa. Io andavo alla porta e guardavo fuori, ma non c'era nessuno. Altre volte incominciava a tremare per tutto il corpo, mezzo impaurita, mezzo eccitata. Fosse stata una donna, avresti detto che una qualche tentazione si stesse a poco impadronendo di lei. C'era qualche cosa alla quale cercava di opporre resistenza, senza riuscirvi. Qualche cosa nel suo sangue, per così dire, che era troppo forte per lei. Questa era la sensazione che ci dava. E non voleva più uscire con noi. Rimaneva accucciata sul tappeto in ascolto. Ma è meglio esporre i fatti e lasciare che giudichiate voi. Lucy tacque, ma Tom le fece un cenno. «Racconta tu la fine!» Lo disse per la semplice ragione che non si fidava, per assurdo che potesse sembrare, a raccontare lui com'era finita. Lucy Bagot incominciò. Parlava in modo meccanico, come se stesse leggendo da un giornale. Era una sera d'inverno. Il 16 dicembre del 1937. Augustus, il gatto bianco, era acciambellato da un lato del camino e Gypsy dall'altro. Nevicava. I rumori della strada giungevano attutiti, penso, dalla neve. E Tom disse: «Si sentirebbe volare una mosca. C'è silenzio come in campagna». Al che naturalmente ci mettemmo in ascolto. Un autobus passò in qualche via lontana. Sbattei una porta e si udirono dei passi che tornavano indietro. Ogni cosa sembrava svanire in lontananza, perduta nella neve che continuava a cadere. Poi, lo udimmo solo perché stavamo in ascolto, risuonò un fischio, un lungo fischio basso che si spense tremolando. Anche Gypsy lo udì, guardò in su e si mise a tremare tutta, poi sorrise. Lucy si interruppe, riprese il controllo della voce e disse: «La mattina dopo non c'era più». Cadde un silenzio di tomba. Tutti avvertirono come un senso di un vasto spazio vuoto attorno, di amici che svanivano per sempre, richiamati lontano nella neve da qualche voce misteriosa. «Non la ritrovaste più?» domandò alla fine Mary Bridger. Tom Bagot scosse la testa. «Abbiamo fatto il possibile. Offrimmo una ricompensa. Avvisammo la polizia. Corse voce e qualcuno aveva visto passare gli zingari. Secondo voi, che cosa avrà sentito? A che cosa stava sorridendo?» chiese Lucy Bagot. «Oh, io prego ancora che non sia stata la fine».